riguarda una possibilità, insomma, un modo di montare le pompe all'interno di un impianto che pure è abbastanza diffuso, quindi ci sono probabilità che in futuro vi possiate imbattere in alcuni modi di montare queste pompe centrifughe per il momento all'interno di un certo impianto. Cioè è abbastanza diffusa la pratica di accoppiare due o più pompe, parliamo per esempio di due pompe, che possono essere accoppiate in serie o in parallelo. Okay? E vediamo le differenze principali fra questi due modi di accoppiare le pompe. Diciamo, montarle in parallelo significa appunto fare un'operazione di questo genere, no, molto schematicamente, due pompe che prelevano il liquido insieme, diciamo contemporaneamente, dal serbatoio di aspirazione, okay, e poi vedete si riuniscono le mandate, qualcosa del genere riportato in uno schema un po' più articolato da questa parte, come vedete, e, diciamo, l'idea è quella di aumentare la portata complessivamente inviata all'utilizzatore, cioè mettere a disposizione dell'utilizzatore una portata più grande rispetto a quella che una sola pompa pubblica. È chiaro che se stiamo parlando di un impianto di nuova realizzazione che stiamo disegnando, immediatamente mi dice: ma se a me mi serve una certa portata, perché devo mettere due pompe in parallelo e non ne metto una sola più grande? Insomma, questa potrebbe essere una domanda lecita. Diciamo che ci sono, alcuni casi, come al solito, più volte mi avete sentito dire questa frase, caso per caso, il bravo ingegnere valuta la soluzione migliore. Ci sono alcuni casi in cui è consigliabile ottenere un certo tipo di prestazione da due pompe montate in parallelo piuttosto che da un'unica pompa più grande, evidentemente, a parità per esempio di portata utilizzata. Questo si verifica per esempio in quegli impianti dove è necessario assicurare una cosiddetta portata minima vitale, non nel senso proprio letterale del termine, nel senso tecnico, cioè una portata minima che sia in grado di soddisfare il funzionamento, insomma, di quell'impianto, di quel servizio, d'accordo, che normalmente dovrebbe funzionare con una portata X. Se però per un malfunzionamento, insomma, si rompe una di queste due pompe e quindi ne rimane una sola, e quindi chiaramente la portata diventa non proprio X mezzi, come andremo a vedere tra un attimo, ma diciamo sicuramente con una pompa sola la portata diminuisce, però diciamo non si azzera. Potrebbe essere appunto una portata minima sufficiente a garantire un funzionamento, diciamo, a potenzialità ridotta, ma a un minimo di funzionamento di un impianto. E quindi
praticamente rappresenta una sorta di sicurezza, quella di poter disporre della seconda pompa montata in parallelo. L'altro sarebbe proprio invece una soluzione, diciamo, abbastanza intelligente, una volta che uno l'ha studiata per bene, proprio in quei casi in cui, non so se vi ricordate l'esempio che avevamo fatto prima, quando abbiamo detto di parlando della regolazione mediante variazione della caratteristica interna, ovvero variando la velocità di rotazione della pompa, avevo prospettato appunto quella possibilità che utilizzando due diverse velocità, quindi anche un motore elettrico, dicevo, molto semplice, con due coppie di poli, e quindi la possibilità di switch una coppia, due coppie, e quindi avere due possibili velocità, 2009 o 1450 giri al minuto, è una possibilità, avevo detto, abbastanza da prendere in considerazione qualora l'utente richiedesse appunto due precisi valori di portata, cioè a seconda del, non so, della lavorazione che deve fare, mi serve una certa portata, se cambio la lavorazione mi serve una portata più piccola, è possibile fare questo cambio di velocità. E una cosa analoga se dispongo di due pompe montate in parallelo, è un modo per regolare la portata, chiaramente fra due punti fissi, quindi non con continuità, ma se durante l'esercizio ho bisogno di una volta di una portata X, come dicevo, un'altra volta di una portata X mezzi, per esempio, posso facilmente fermare una delle due pompe e ottenere la regolazione desiderata. Inoltre ci sono dei vantaggi collaterali relativi al fatto che appunto posso fare una manutenzione programmata, fermo una pompa, faccio la manutenzione, intanto l'altra funziona, poi inverto, faccio funzionare l'altra e faccio la manutenzione alla precedente, insomma, quindi ci sono varie situazioni in cui risulta insomma, abbastanza diffuso, come vi dicevo, questo modo di montare le pompe. Andiamo a vedere però un po' più da vicino com'è il funzionamento di queste due pompe montate in parallelo. Un po' come abbiamo fatto per il circuito, se io monto due pompe, facciamo finta, uguali, ok? In parallelo, da cui partendo proprio dall'origine, diciamo per semplicità, facciamo finta che ho una pompa la cui curva caratteristica interna sia questa. Okay. Se le due pompe sono uguali, evidentemente le caratteristiche interne si sovrappongono. La caratteristica risultante delle due pompe montate in parallelo, come si ottiene, come la costruiamo? È un po' il discorso che abbiamo fatto per i circuiti in parallelo, cioè per ogni valore della prevalenza dobbiamo sommare le portate elaborate dalle due pompe, che se sono uguali evidentemente quindi andiamo a raddoppiare le portate, quindi praticamente per questo punto il punto caratterizzato dalle due pompe che funzionano in parallelo sarebbe questo, per questo sarebbe quest'altro e così via, quindi grosso modo un andamento di questo genere, quindi questa sarebbe la caratteristica delle due pompe uguali, se sono uguali, montate in parallelo. Ok? E
chiaramente se non sono uguali faremo la stessa operazione, però non è che raddoppiamo le portate, ma semplicemente ci calcoliamo, se in uno passa la portata 100 e in un'altra la portata 200, ci mettiamo a parità di prevalenza e facciamo 100 più 200, ok? Insomma, facciamo questa operazione e il risultato è chiaramente la modalità è sempre la stessa, fissato la prevalenza, quindi un valore sulle ordinate, facciamo la somma delle portate erogate da ciascuna pompa. Se sono uguali è semplice, basta raddoppiare. Ok, a questo punto però precisiamo subito che questa è la caratteristica interna risultante dall'accoppiamento, per esempio, di due pompe centrifughe uguali montate in parallelo. Abbiamo costruite appunto in questo modo, raddoppiando le portate a parità di prevalenza. Questo però, diciamolo subito, non significa che durante il funzionamento, se noi accendiamo una pompa, per esempio una sola delle due, abbiamo una portata Q, se le accendiamo entrambe abbiamo la portata 2Q. Non è detto questo, perché vi ricordo che dobbiamo sempre fare i conti, dipende, la risposta è dipende dall'andamento della caratteristica esterna del circuito. Poiché le perdite nel circuito non rimangono uguali, costanti, qualunque sia la portata, se io inserendo le due pompe in parallelo faccio aumentare la portata, ne faccio aumentare in maniera parabolica anche le perdite, ok? Quindi complessivamente la portata che riesco a mandare all'utilizzatore non raddoppia. La cosa la vediamo abbastanza bene se facciamo una caratteristica esterna abbastanza ripida di questo tipo. Vediamo che quando lavora una sola pompa, se lavorasse una sola pompa, io avrei questa portata Q con 1. Se le facciamo lavorare tutte e due, l'intersezione la devo fare con questa curva risultante, ok? Quindi questo sarebbe il nuovo punto, il punto di funzionamento delle due pompe che lavorano in parallelo, ok? E come potete vedere la porta Q con 2 non è il doppio di Q con 1, è questa qui, che per costruzione sarebbe il doppio. Quindi vedete abbastanza bene che teoricamente la portata raddoppia se fossimo in uno di quei, ricordate, ne abbiamo parlato, in uno di quei rari casi in cui le perdite di carico in cui sono talmente, non dico nulle, ma talmente piccole da essere quasi trascurabili. Se le trascuriamo, appunto, avremmo solo prevalenza utile, per esempio un andamento di questo genere qui, e allora sì, effettivamente montando due pompe uguali in parallelo, il punto di funzionamento sarebbe facilmente individuato da in un caso una portata Q e nell'altro dalla portata 2Q. Ok? E chiaramente tutto questo, insomma, quindi evidentemente, diciamo, il vantaggio sull'incremento della portata è tanto più evidente quanto più è piatta la caratteristica esterna del circuito. Se il nostro obiettivo, dice, perché monto due pompe in parallelo e l'obiettivo è perché mi serve una portata più grande rispetto a quella che mi dava una sola pompa, e non la voglio sostituire con una più grande, ce ne vado a montare un'altra uguale vicino in parallelo, ok, per ottenere un vantaggio mi devo fare bene i calcoli, devo fare i conti appunto con il circuito ancora una volta nel quale la inserisco, perché se il circuito fosse caratterizzato da una caratteristica esterna molto ripida, e vedete, monto due pompe in parallelo e che ci guadagno come portata? Vedete? Questo è poi il senso che voglio dare. Quindi, diciamo, se ne monto, se l'obiettivo è ottenere un incremento di portata, devo
fare attenzione, ancora una volta non posso partire così sparato senza prendo due pompe uguali, cioè vabbè, una mi dà 100 litri, un'altra altra 100 litri, le monto in parallelo, faccio arrivare all'utilizzatore invece di 100 litri 200 litri. Attenzione, assolutamente non potete ragionare in questi termini, ok, questo è quello che la pompa vi può dare, dopodiché dovete fare i conti con il vostro circuito, ancora una volta. Quindi queste, ok, sono le caratteristiche delle pompe, questo il costruttore vi dà, vi garantisce un certo modo di funzionare. Prima di montarle, prima di garantire al vostro utilizzatore certi risultati, dovete fare lo sforzo di, come al solito, queste curve che io traccio con molta facilità alla lavagna, di fatto dietro c'è tutto un lavoro, nel senso un lavoro che dovrà fare l'ingegnere che viene, a cui è stato commissionato questo lavoro, che significa appunto riuscire a disegnare correttamente queste curve caratteristiche del circuito, dopodiché appunto potrà dire se conviene per esempio effettuare questo tipo di scelta di montare le due pompe in parallelo. Queste cose appunto andiamo abbastanza bene qui, ecco qua, questo è lo schema e questo è nient'altro di quello che vi ho disegnato io, forse disegnato in maniera un po' più pulita. Quindi genericamente, come vedete, questa è la portata di una singola, quindi quando funzionano entrambe e ognuna elabora la portata Q mezzi, però complessivamente diciamo la portata Q segnata che si riesce a mandare all'utilizzatore non è pari al doppio della portata elaborata da una pompa quando funziona da sola. Se funzionasse da sola, come potete vedere abbastanza bene. Ok, questa circostanza si verifica evidentemente se e solo se, come abbiamo insegnato qui, se possiamo trascurare le perdite nel circuito e quindi avere solo prevalenza geodetica, solo prevalenza utile. Ok? Questo è la cosa interessante, però, che vi volevo far vedere, possiamo vedere là oppure qua che è più pulito. Facciamo allora questo: supponiamo di avere montato queste due pompe in parallelo, abbiamo costruito la caratteristica interna risultante con la tecnica che abbiamo detto prima, e quindi due pompe uguali, e quindi abbiamo questa caratteristica interna risultante, questa è la nostra caratteristica esterna del circuito, ancora una volta il punto di funzionamento effettivo di queste due pompe montate in parallelo in quel circuito non può non essere che il punto C, ok? Intersezione della caratteristica interna risultante e della caratteristica esterna del circuito, ok? In corrispondenza del quale queste macchine forniranno all'utilizzatore la portata Q segnato con la prevalenza H segnata. Se, come dicevo prima, nel senso che uno dei motivi per i quali si sceglie di montare due pompe in parallelo è proprio quello di accettare una riduzione di portata inviata all'utilizzatore nel caso di guasto, di fermo, di manutenzione, di quello che sia, di una delle due pompe. Accetto sì una riduzione di portata che ci sarà inevitabilmente, ma almeno non azzero la portata. Quindi se il mio utilizzatore si accontenta di una portata un po' più piccola,
con la scelta delle due pompe montate in parallelo lo posso fare. Se io, come vi dicevo prima, che cosa dicevo? Perché devo montare due pompe la cui caratteristica interna è questa? Sicuramente, salvo casi proprio strani, ma sicuramente se io metto a sfogliare le pagine di un catalogo di un costruttore, io posso trovare anche una sola pompa la cui curva caratteristica interna sia questa. E quindi perché devo montare due in parallelo? Ne monto una più grande, ok? La cui caratteristica interna, dico più grande per dire in grado di smaltire una portata maggiore, e la cui caratteristica interna è questa, e quindi interseca sempre la caratteristica esterna del punto C, e quindi dal punto di vista dell'utilizzatore non ci sarebbero differenze. Il fatto è che spesso, come vi dicevo, si preferisce prendere queste due pompe un po' più piccole e montarle in parallelo, la risultante è questa, quindi il punto di funzionamento è sempre questo punto C, proprio per questo motivo di assicurare un servizio minimo garantito, nel senso che se avessi una pompa sola e quella si guasta o la devo fermare io per fare la manutenzione, questa pompa non garantisce più il servizio, che potrebbe essere un servizio importante che non può fermarsi, non può, mentre invece questa soluzione chiaramente non può garantire, se ne fermo una non può garantire tutta questa portata, però neanche la azzera, nel senso che fermandone una la portata che vado a erogare al mio utilizzatore passa da Q segnato a Q con 1, okay? Che potrebbe essere un valore minimo accettabile. Se mi sono fatto una stima prima, dico guarda, se se ne ferma uno, vado in questo circuito, mi accorgo che lavorando con una sola pompa superstite l'utilizzatore non potrà più contare su Q segnato, però può contare su Q con 1. Se quel Q con 1 è sufficiente, io ho risolto il problema del mio utilizzatore. Questa è un po' la filosofia, la logica che sta dietro appunto alla scelta di montare due pompe in parallelo anziché una sola più grande. Ok, se osserviamo però con più attenzione questa cosa, vediamo che succede una cosa un po' strana, che quando le due pompe lavoravano insieme in parallelo, ognuna elaborava la metà di questa portata, ok? Ho segnato mezzi. E dava all'utilizzatore la portata finale. Nel momento in cui se ne ferma una, io devo saltare da questa caratteristica interna a questa, quella della singola pompa. E si vede che quella singola pompa superstite, mentre quando ne lavorava due elaborava questa portata, quando l'altra pompa, la sua compagna, si ferma, la pompa superstite deve elaborare una portata più grande. Ok, passa da Q segnato mezzi a Q1 in questa figura. Ok? E questa è una cosa che ancora una volta fa parte di quella indagine preliminare che l'ingegnere che sta facendo questa scelta deve un attimo verificare. Perché che cosa significa? Prima cosa, aumenta la portata. Ricordate quello che ho cancellato poco fa, l'ultimo disegnino che ho fatto sull'assorbimento della potenza in funzione della portata? Ricordate, per una ampia categoria di pompe, all'aumentare della portata abbiamo visto, anche se si abbassa la prevalenza, prevale l'aumento, l'effetto dell'aumento della portata sulla riduzione della prevalenza, e questo significa che aumenta la potenza assorbita dalla pompa. E quindi questo significa che il motore che aziona, in generale è così, però per essere precisi occorre che il motore che aziona la pompa, e quando ne funzionano due deve dare una potenza proporzionale a questa portata Q segnato mezzi, nel momento in cui una delle due pompe si arresta, il motore sarà chiamato a uno sforzo maggiore, a fornire una potenza maggiore, perché la pompa superstite si è messa a lavorare con una portata Q con 1 maggiore rispetto al Q segnato mezzo. Okay?
E quindi la prima cosa da dire, il motore ce la deve fare, insomma, a dargli questa maggiore potenza. In generale questo si verifica, però per la precisione è una verifica che va fatta. Al di là di questo, la cosa invece più un po' da considerare è che, vi ricordate i diagrammi, insomma, comunque anche senza il diagramma, come sapete le perdite adesso non nel circuito, se ci trasferiamo dal circuito all'interno della pompa, vi ricordate che all'aumentare della portata elaborata dalla pompa, a parità di velocità di rotazione, a parità di dimensioni, perché la pompa quella è, significa che aumentare la portata significa che io faccio correre più velocemente il liquido all'interno della pompa e quindi ne aumento con legge quadratica le perdite di carico all'interno della pompa, ovvero cresce quello, come l'abbiamo chiamato, NPSHR, okay, della pompa. Se vi ricordate, abbiamo visto anche i diagrammi, abbiamo detto i costruttori ci forniscono delle curve dell'NPSHR in funzione di Q, in modo tale che noi conosciamo la portata nominale di progetto e ci andiamo a leggere il valore dell'NPSHR. Ma come erano fatte queste curve? Erano fatte né più né meno come tutte le curve che riguardano le perdite di carico, cioè che dipendono dal quadrato della velocità e quindi un andamento parabolico, erano curve di questo genere, ok? Ricordate, se volete, che andiamo a vedere, stanno su questo stesso file, non ci mettiamo molto per riacchiapparle, ok? E quindi questo significa che, vedete, io ho un sistema in equilibrio che sta funzionando con un certo NPSHR richiesto dalle due pompe quando lavorano in parallelo, nel circuito c'è un certo NPSHA, io questo l'ho calcolato, questo me lo sono andato a guardare sul catalogo fornito dal costruttore, ho visto che ho margine e quindi ho fatto la mia verifica alla cavitazione e tutto a posto. Quando le due pompe lavorano entrambe in parallelo, in caso di fermata di una delle due, che cosa succede? Appunto, succede che la superstite, poiché cambia la sua portata, evidentemente si mette a lavorare con un valore di NPSHR più grande. L'NPSHA del circuito in qualche misura pure dovrebbe aumentare, perché se in circolo io non ci mando più la portata Q segnata ma ce ne mando una Q1 più piccola, le perdite nel circuito a monte e a valle della pompa diminuiscono e quindi l'NPSHA un pochino aumenta. In poche parole, come diciamo spesso, il bravo ingegnere dovrebbe fare un'ulteriore verifica, capire appunto in caso di fermata di una di queste due che succede al rapporto o alla differenza, come volete, NPSHA e NPSHR, perché aumentano entrambi e bisogna capire se, come il più delle volte accade, più delle volte l'aumento dell'NPSHR supera l'aumento dell'NPSHA e quindi bisogna valutare, verificare caso per caso se abbiamo margine per sopportare questa nuova situazione di funzionamento. Ok? Volendo ancora precisare qualcosa, questa figurina ci fa vedere come a parità di circuito, quindi una volta che io ho inserito queste due pompe in un certo circuito, cioè scusate, io ho un certo circuito all'interno del quale devo inserire due pompe uguali da montare in parallelo, questa figurina ci vuole far vedere come se posso scegliere, proprio per limitare questo problema di cui abbiamo parlato, di quello che succede nel momento in cui
fermo una pompa e lavoro con una sola, abbiamo detto quello che succede è un incremento di portata nella pompa superstite. Ecco, dicevo, se posso scegliere sempre per fare la parte del bravo ingegnere, questa figurina ci fa vedere che se posso scegliere sarebbe bene se scegliessi in questo caso due pompe centrifughe ancora una volta uguali, che soddisfano sicuramente come prima condizione, devono soddisfare la condizione che devono intersecare la caratteristica esterna nel punto di mio interesse. Però vedete, se confrontiamo questa coppia di curve a tratto intero e questa tratteggiata, la differenza sta nella pendenza di queste due curve, ok? Quello che ci interessa, la cosa che le differenzia è essenzialmente la pendenza. E notiamo come se notiamo che se scegliamo due pompe caratterizzate da una caratteristica interna piuttosto ripida, è meglio rispetto al caso, dal punto di vista di cui stavamo parlando prima, sarebbe meglio rispetto al caso in cui realizzassimo le stesse condizioni di portata e prevalenza, però tramite due pompe che abbiano una caratteristica piuttosto piatta. Okay. Perché, come potete vedere, nel caso della scelta delle due pompe a caratteristica piatta, questo è il punto di funzionamento quando lavorano entrambe, ok? E lavorando entrambe, diciamo, ognuna eroga Q mezzi, cioè questa portata qua. Se ne fermo una, la superstite si sposta e va a funzionare qua. Il suo incremento di portata è questo delta QP che la figura ci mostra. Okay? Se le stesse condizioni le realizziamo con le pompe che presentano la caratteristica invece più ripida, ok, con una maggiore pendenza, quella tratteggiata lì nel disegno, ok, il punto di funzionamento con entrambe le pompe in funzione chiaramente rimane lo stesso, e quindi la portata che erogava la singola pompa chiaramente quando funzionavano entrambe, ognuna dava sempre la stessa portata, cioè sempre Q mezzi. Però vediamo che nel caso in cui la superstite è caratterizzata da una caratteristica interna ripida, il suo incremento di portata a cui deve far fronte è molto più piccolo in percentuale, diciamo, l'incremento in questa figura è la metà rispetto a quello che doveva sopportare la pompa caratterizzata da una caratteristica interna piatta. Non so se ho reso l'idea. Ok? Chiaro? D'accordo? Domande, dubbi? Bene, allora, quindi parliamo sempre quindi di modalità di accoppiamento di due o più pompe. Abbiamo detto, in un circuito posso scegliere di ottenere una certa prevalenza, una certa portata, andando ad invece di montare una pompa sola di certe caratteristiche, per i motivi che abbiamo detto, in alcuni casi posso trovare conveniente montarne due accoppiate in parallelo. L'altra modalità è quella di accoppiare due pompe in serie. Ok?
In serie significa che il liquido prima attraversa una pompa e poi va, quindi subisce un incremento di energia e di pressione della prima pompa, entra nella seconda con una pressione iniziale più alta e uscirà alla fine con una pressione finale ancora più, più alta. Okay? Quindi diciamo uno schema di questo genere, cioè monto le due pompe in, in serie, quindi qua ho il serbatoio di aspirazione, questa è chiusa, vado di qua, prima pompa, questa è aperta, questa è aperta, questa è chiusa, questa è aperta, seconda pompa, questa è aperta e arrivo alla, alla mandata e in questo modo ho montato due pompe in serie. Il risultato in termini di portata e prevalenza, quindi per la costruzione della caratteristica interna risultante, è che a differenza di quello che abbiamo fatto prima, prima per le, due pompe in parallelo che cosa facevamo? Ci mettevamo a parità di ordinata e sommavamo le ascisse, cioè le portate. Qui facciamo chiaramente il contrario. È chiaro che la portata che cammina qua dentro è sempre la stessa, no, stanno una avanti e una indietro queste due pompe. Quindi quella che entra e esce da una pompa entra e esce anche nell'altra. Quindi a parità di portata, ovvero di ascisse sul nostro diagramma, andiamo a sommare le ordinate, ovvero le prevalenze. Quindi se questa è la curva caratteristica di ciascuna delle due, sempre facendo l'ipotesi che queste due pompe siano rigorosamente uguali, se sono uguali avranno evidentemente la stessa caratteristica interna, quindi nel disegno queste due caratteristiche si sovrappongono, okay? Quindi noi non ne vediamo due graficamente, semplicemente perché se le pompe sono uguali le due caratteristiche di ciascuna pompa coincidono, ok? Quindi però la caratteristica interna risultante dall'accoppiamento in serie di queste due pompe uguali quindi si ottiene semplicemente, come dicevamo, se per ogni valore del costruiamo punto per punto questa risultante muovendoci a parità di ascisse e andando a raddoppiare le ordinate. Ok? Provate? Molto bene. Ok, ancora una volta diciamo il quello che possiamo notare, vabbè, qui abbiamo fatto questo disegno in cui la caratteristica esterna addirittura, beh, per evidenziare che diciamo la scelta, io monto due pompe in serie perché diciamo una sola mi soddisfa come portata ma non mi soddisfa come prevalenza, che montandone due in serie riesco a ottenere a parità di portata la prevalenza che mi serve. È chiaro però ancora una volta che facendo i conti con la pendenza della caratteristica esterna è chiaro che l'incremento di prevalenza che io ottengo montando due pompe uguali non è il doppio, non si raddoppia, come abbiamo visto prima, non raddoppiamo la, la portata rispetto a montare una sola pompa in parallelo, in questo caso ancora una volta non raddoppiamo questa volta la, la prevalenza montando due pompe uguali in serie, avremo un incremento che ancora una volta dipende dalla pendenza della, della curva caratteristica esterna, anzi questa volta le cose vanno al contrario, cioè se noi avessimo diciamo una caratteristica interna, esterna
diciamo, di solo valore utile, ok, senza carico dinamico, senza, senza perdite, vedete, montare le due pompe in serie mi darebbe alla fine come risultato finale un incremento della portata e nessun incremento sulla prevalenza. Un po' strano, se volete, come anche contro le premesse, diciamo, che erano quelle appunto del remonto in serie per ottenere un incremento di prevalenza. Viceversa, questa volta l'incremento appunto di prevalenza lo ottengo e sarà tanto più vistoso quanto più è rigida la caratteristica esterna, ok? A parità di portata, evidentemente. Vabbè, qui vediamo più o meno quello che avevamo visto prima, però qui succede qualcosa di diverso, cioè un confronto dato un certo circuito, quindi con una certa caratteristica esterna. Se appunto decidiamo di montare queste due pompe in serie, questa è la caratteristica interna risultante, quindi chiaramente questo è il punto nominale di funzionamento, Q segnato, ok, quando entrambe le pompe lavorano appunto in serie, una che precede l'altra. In caso di guasto se ne ferma una, si potrebbe decidere, ecco perché avete visto questo schemino fatto in questo modo, perché vedete, se io apro questa e chiudo questa, posso far funzionare il sistema senza bisogno di azzerare la portata. Se per esempio questa pompa si guasta, diciamo, all'utilizzatore posso comunque dare qualcosa. Interrompo il circuito che porta alla seconda pompa e attivo il circuito principale. Che cosa succede però? Che cosa gli mando all'utilizzatore? Gli mando meno portata e anche con una minore prevalenza. Se appunto stiamo come in questo esempio, tutto ok, perché la prevalenza utile era questa, e quindi diciamo io riesco comunque a raggiungere il serbatoio di mandata, soltanto che l'utilizzatore non vedrà arrivargli la portata Q segnato, ma la portata Q1P. Ok? Quindi in questo caso, a differenza di quello che abbiamo visto per le due pompe in parallelo, montandole in serie, se se ne ferma una, quella superstite elabora una portata più piccola. Vi ricordate invece nel caso precedente avevamo visto come le due pompe montate in parallelo, nel caso se ne fermasse una, la pompa superstite va a elaborare una portata più grande rispetto a quella che elaborava quando funzionavano tutte e due. Ok? Questa volta invece elabora una portata più piccola. E qui questo significa che dal punto di vista cavitazione non ci sono problemi, perché l'NPSH è residuo. Potrebbero esserci quei problemi di cui un po' vi facevo cenno stamattina, cioè il fatto che ciascuna pompa è caratterizzata da una portata minima sostenibile, al di sotto delle quali le perdite interne della pompa sono tali da
compromettere il funzionamento della macchina, e quindi il costruttore si preoccupa di dire sì, guarda, questa è la caratteristica interna, però è meglio che sotto un certo valore di portata non ci vada. E quindi bisognerebbe capire se in questo caso quella pompa che quando è montata in serie in questo circuito lavora e elabora questa portata a Q segnato, quando la portata si riduce da Q segnato a Q1P, bisogna valutare se siamo nei limiti accettabili per quella pompa. Per quanto riguarda la realizzazione, problemi non ce ne dovrebbero essere. Ok, niente, la figurina sta ancora a far vedere che anche in questo caso, se io voglio contenere la riduzione di portata, il che significa mandare all'utilizzatore una portata comunque vicina a quella nominale, anche nel caso in cui si ferma una delle due macchine, si vede che sarebbe preferibile, se posso scegliere, appunto scegliere due pompe uguali, d'accordo, ma caratterizzate da caratteristiche piuttosto ripide. Ok? Mi seguite o sono troppe informazioni concentrate? Vabbè, sono cose abbastanza semplici, però insomma sono importanti da vedere, quindi mi rendo conto che a quest'ora sei un po' stanco, insomma, nonostante le pause che ci siamo concessi, provo a altri pochi minuti a chiudere e vi lascio respirare. Se avete un dubbio preciso, però chiaramente, a parte discorsi sulla stanchezza, eccetera, insomma, una cosa vi sfugge chiaramente, approfittate del fatto che state seduti qua, avete scelto di stare seduti qua piuttosto che guardare in televisione, insomma, non so che cosa sia peggio, va bene, quindi avete fatto questo sacrificio, seguite dal vivo. Traetene profitto, quindi, nel senso che se avete un dubbio, la televisione dubito che vi risponda se la interrogate. Se interrogate me, io ci provo almeno a rispondere. Almeno un tentativo lo faccio. Ok? Desumo che siano chiarissimi questi accoppiamenti in serie o in parallelo. E allora andiamo verso la conclusione. Niente, una cosa simpatica che avevo pensato, ci sarebbero altri dettagli, ma insomma li possiamo sorvolare. Una cosa simpatica che vi volevo far vedere, questo, vabbè, trovate parecchie curve, due, tranquilli, ve le illustro una alla volta con calma, perché no, non ci capiamo. Ok, la finalità di questo diagrammino è appunto mostrare ancora una volta come un po', diciamo, la sintesi di queste frasi che mi avete sentito dire spesso, di come sia importante, fondamentale, imprescindibile per valutare che cosa succede come effetto finale in termini di portata e prevalenza che una pompa inserita in un circuito può offrire, e come vi dicevo diventa imprescindibile il discorso di tenere in debito conto le caratteristiche del circuito in cui quella pompa va in sé, cioè la stessa pompa, ormai avete visto tante volte, con certe sue caratteristiche, montata in un circuito mi dà certe prestazioni intendo coppia HQ, e montata in un altro circuito mi dà delle prestazioni assolutamente diverse.
Questa stessa cosa vale anche nel momento in cui ci preoccupiamo di fare questa cosa particolare, cioè di prendere due pompe uguali, per semplicità facciamo finta due pompe uguali, e decidiamo di montarle o in serie o in parallelo. E soprattutto questo cammino vi vuole far vedere quindi come sia importante tenere conto delle caratteristiche del circuito in cui vado a montare queste pompe, e far vedere una cosa un po' paradossale, perché tipicamente se voi parlate con l'uomo della strada, questo vi dice che io ho due pompe uguali, se voglio ottenere come risultato un aumento della portata, e noi in genere le dovete montare in parallelo, così fate aumentare la portata. Se invece l'obiettivo è un aumento della prevalenza, questo vi dirà no, montatele in serie e ottenete. La risposta è l'osservazione, è non è vero, dipende, non lo possiamo dire solo guardando le pompe. Cioè, queste pompe, ok, in serie, in parallelo, eccetera, l'effetto sulla portata, sulla prevalenza che otterrò alla fine dipende dal circuito in cui le vado a montare. Quindi se io queste due pompe ce le ho qua sul tavolo, non so dire a priori se montandole in serie o in parallelo mi producono un aumento della portata oppure della prevalenza. Per poter rispondere a questa domanda io devo conoscere con precisione come è fatto il circuito all'interno del quale le vado a montare. Qui per esempio troviamo appunto due pompe uguali, la cui caratteristica interna è questa, ok, e quindi ne vediamo una sola perché ciascuna pompa ha la stessa caratteristica interna, quindi le due curve si sovrappongono, e queste due stesse pompe una volta le montiamo in parallelo e quindi danno vita a questa caratteristica interna risultante così, 2pp, okay, e una volta le montiamo, le stesse pompe, le andiamo a montare in serie, quindi il risultato che producono è una caratteristica interna risultante pari a questa curva che abbiamo chiamato 2PS. È chiara la premessa? Ok, e allora andiamo a vedere che se queste due pompe uguali, una volta le montiamo in serie, una volta le montiamo in parallelo, come dicevo, andiamole a confrontare con quello che succede nel circuito, con la caratteristica esterna del circuito. Per esempio, un circuito caratterizzato da questa caratteristica esterna e con zero, come potete vedere, le due pompe o montate in serie o montate in parallelo, bravo, danno vita alla stessa prestazione, alle stesse prestazioni, cioè la stessa portata e la stessa prevalenza. Se le vado a montare in un certo circuito fatto in modo tale che la sua caratteristica esterna è questa, è un risultato un po' strano, no? Appunto, se io le due pompe le vedo qua sul tavolo, a prescindere dal circuito, e vi chiedo, ma se io le metto in serie o le metto in parallelo, che succede a portata e prevalenza? Voi non dite che non cambia niente, no? Non vi verrebbe di dire non cambia nulla. Invece potrebbe non cambiare nulla se quelle due pompe o le monto in serie o le monto in parallelo in un circuito caratterizzato da una curva E con zero, effettivamente non cambia nulla. Ok? Viceversa, se le monto in un circuito la cui caratteristica esterna è la E secondo, ecco, vedo che se le monto in parallelo ottengo un forte incremento di portata, ma la cosa interessante è che ottengo anche un visibile incremento di prevalenza montandole in parallelo, no? Quando, come vi dicevo, l'uomo della strada vi dice se le montate in parallelo aumenta la portata ma non la prevalenza. Ok? Ok? Viceversa, se le monto in serie, vedete, ho un piccolissimo incremento della prevalenza, e vabbè, questo me l'aspettavo, anche un piccolissimo incremento della portata, ma soprattutto ho un incremento della prevalenza molto più piccola
che se le avessi montate in parallelo, un po' contro tendenza, appunto, contro quello che uno si sarebbe immaginato. Ok? L'ultima possibilità, se invece il circuito in cui le vado a montare è rappresentato da una caratteristica esterna piuttosto rigida come la E', vedete che se le monto in parallelo, vedete la portata, quello che l'avevamo visto anche prima, la portata cambia di pochissimo. Quindi io monto due pompe in parallelo, anziché montarne una sola, perché normalmente io le monto due in parallelo perché voglio più portata. Se le vado a montare in questo circuito, caratterizzato dalla caratteristica esterna E', l'effetto che produco in termini di portata è un incremento assai modesto, come potete vedere. Se viceversa, quelle stesse, stiamo parlando sempre delle stesse pompe, in questo circuito caratterizzato dalla curva E', le vado a montare in serie, vedete, oltre a ottenere un vistoso incremento di prevalenza, ottengo anche un incremento di portata decisamente superiore all'incremento che mi produce il montaggio in parallelo. Credo che con questi esempi abbiamo chiarito bene il che volevo dire con dipende. Con questo verbo, che cosa voglio dire quando dico quali sono gli effetti su portata e prevalenza che derivano dal montare due punti in serie oppure in parallelo. Un po' con delle valvole, vabbè, ve lo faccio passare proprio con me sui saluti, sui titoli di coda, come se fosse un film, no, che nel senso che basta montare bene delle valvole, queste sono le, questo è il motore, queste sono le due pompe. Qui c'è il serbatoio di aspirazione, qui c'è il serbatoio di mandata. Con un po' di valvole io posso farle lavorare a mia scelta, o in serie o in parallelo. Non so se è semplice, cioè se chiudo B e lascio aperte A e C, le due pompe lavorano in parallelo. Se chiudo A e C e apro B, le due pompe lavorano in serie. Ok. Vabbè. Dubbi, domande, osservazioni? Caso di continuare.